Se non lo sapevi, ti avverto che questo è territorio dei distrutto! Ehi, spara una ripetizione, il mio caricatore è quasi vuoto invece! Siete molto sleali! Datemi almeno il tempo di ricaricare, no? A chi hai rubato quell'arma? Rispondi, mostriciattolo! Io non l'ho rubata! Questo è un regalo che mi ha fatto mio zio per il mio compleanno. È molto legato a me, lo sai? Ma se ti interessa l'articolo, posso fartelo avere con uno sconto. Incredibile! Che genere di proiettili ci hai messo? Questi sono molto difficili da trovare, ma se vuoi posso procurarteli. Che ne dici? Ti interessa la fornitura? L'unico fornitore di me stesso sono io! Dove li hai presi? Ho una mappa del pianeta dove si possono trovare. Ci trovavamo là dopo un atterraggio forzato sul lontano pianeta Dryad, quando gli Ik-Jack ci sono venuti addosso. Io sono scappato e ho cercato rifugio in una zona paludosa. Ma gli Jack hanno immediatamente fiutato l'Energon. Riconoscerebbero la sua presenza anche a miglia di distanza. Alla fine gli ho gridato: «Ehi, voi, laggiù, sono qui! Avanti, venite a prendermi se avete coraggio! È una sfida la mia!» Comunque, sapevo che non esiste fango più mortale in tutto l'universo di quello che è presente in quella palude. Quel mostro si dimenava e scalciava in quella putrida melma, e più si agitava, più veniva inghiottito dal fango. Una scena raccapricciante. In quel preciso momento mi resi conto che gli Orbs aspettavano solo di prendermi per fare di me uno dei loro schiavi. Io, Tiran, ho sentito che nel pianeta Dryad abita il mostro Chaos. È una storia paurosa, mi avete terrorizzato. Dicci la verità, Blitz, hai per caso incontrato Chaos? No, Tiran, non so chi ti abbia parlato di Chaos, ma dimentica di aver sentito quel nome, capito? Io, Tiran, ti prego di darmi una risposta, Blitz. Trasmissione di emergenza da Go. Indagare sul momento dell'atterraggio. Nessuna traccia, nessun rilevamento. Ma che cosa sta dicendo? Io, Tiran, non capisco niente. Che disastro per tutti i mini microchips. Una grande calamità ha colpito Go. Una calamità? Che cosa intendi dire? Qualcuno ha fatto esplodere la stazione comando difesa Terra. Tu sei un ufficiale del sistema di sicurezza, quindi scoprirai di che si tratta. Lo spero vivamente, Tiran. La mia paura è che si tratti di uno scoppio galattico come quello che una volta mise in crisi tutti i miei sensori. Fatto, ho girato e se non giravamo rischiavamo di appiccicarci e non avremmo mai potuto indagare. Potete scendere ora. Un altro volo portato a termine in maniera perfetta come al solito. E anche l'atterraggio è stato eseguito in maniera dolce, come si conviene. Non garantisco che il motore sia integro. Io, il grande Tiran, non riesco a capire. Che cosa significa? Questo è quanto rimane dell'astronave dopo il terribile scoppio avvenuto su Go. Prima una vecchia nave, adesso la stazione comando difesa Terra. Ma non conosciamo ancora la causa di quei buchi. Ho fatto bene a girare il volante. Se non avessi girato il volante, ora noi non saremmo qui. Sta zitto un momento, Flash. Altrimenti bloccherai tutte le frequenze radio. Che fai? Non lo so, e se non lo so, non lo fai. Sto pensando che cosa può aver fatto esplodere in questo modo la stazione. È
è stata colpita da qualcosa di molto potente. Dunque, i pistoni sono partiti, i transistor fusi e il computer completamente distrutto. Sembra che tutte le apparecchiature siano inservibili. Il segnale acustico è molto forte. Puoi darmi una spiegazione sul significato di questo suono? IEM, interferenze elettromagnetiche, capisci? La stazione era stata costruita con i più solidi materiali della galassia. Cosa l'ha distrutta? Cristalli mortali. Non mi piace, non mi piace affatto. Tu, Blitz, dimmi cosa hai scoperto. Io, il grande Tiran, sono stanco di aspettare. Mi dispiace, Tiran, non posso dirti niente di più. Non puoi comportarti così, abbiamo il diritto di sapere cosa hai scoperto. Ho sempre sperato di non essere più vivo quando sarebbe arrivato questo giorno. Che succederà in questo giorno? Quei maledetti stanno cercando di scoprire qual è la nostra arma! Ora gli daremo una bella lezione! Quanto pare dovrò salvarvi io, come al solito. Io, Tiran, sono esterefatto! Come hanno fatto esplodere quel meteorite? Quei cristalli mortali sono un'arma davvero micidiale. Non avevo mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Ma che cosa sono questi cristalli mortali e da dove possono provenire? Io, il grande Tiran, non sono ancora riuscito a capire com'è stato possibile fare... Alla tua macchina non piacciono, non è vero, Blitz? Perché fa tutto quel rumore? Dimmi, perché lo fa? Gli autorobot sono un esercito unito, perché se non fossimo uniti non saremmo un esercito unito senza avere l'unione. D'accordo, ho capito cosa vuoi dire. Va bene, adesso vi spiegherò ogni cosa. I cristalli mortali sono le più terribili e distruttive armi che esistano nell'universo. Sono stati creati dall'orribile mostro Chaos. Parlaci di lui. Vive sprofondato nelle caverne, sulle montagne di Quigg, sul lontano pianeta Dryad. Nessun robot che l'abbia visto è riuscito a sopravvivere dopo. Io, Tiran, sento che non mi piace affatto questo Chaos. Prima che gli Orbs mi catturassero, non avevo mai sentito il nome di Chaos. A quei tempi c'erano centinaia di robot schiavi nel pianeta Dryad ed erano tutti soggiogati dal terribile Chaos. Li facevano lavorare nelle miniere create da Chaos, da dove si estraevano i cristalli mortali. Ma cosa sono quelli? Oh, no! Arriva Chaos! Chaos! Aiutaci, ti prego! Aiutaci! Liberaci! Dobbiamo tornare a casa! Qualcosa! Il nostro pianeta! Apri questa
cancello! Avanti! Basta! Apri! Svelto! Apri! Svelto! Dai! Avanti, avanti! La situazione si era fatta drammatica. Avevo lasciato gli altri robot intrappolati nella miniera e mi trovavo solo e disarmato contro l'orribile Chaos. Tutto procede alla perfezione, Galvatron. Quando Cybertron sarà distrutto, tu passerai alla storia più di Unicron. Sì, lo so benissimo. Che cosa succede? C'è un tentativo di fuga in massa! Predacon! Unitevi e diventate Predakin! Predakin! Cattura quegli schiavi robot che stanno fuggendo! Con molto piacere, Galvatron. Scooter, Tyrann, Chopper, ascoltate. Io e Flash andremo qui sotto un momento. Attento a come ti muovi. Se finiamo in quella palude fangosa, sarà la fine per noi, hai capito? Certo che staremo attenti, perché se noi non staremo attenti finiremo nella palude fangosa. E se finiremo in quella palude fangosa moriremo. E io non voglio morire nella palude fangosa. E stiamo attenti anche a non imbatterci nei Destructor, perché sono sicuramente nei paraggi. Eppure sono finito proprio nel fango, accidenti! Aiuto, aiuto, non riesco a uscire di qui, e se non riesco a uscire di qui, e sento che sto affondando! Aiuto, aiutatemi, sento che non ce la faccio a tirarmi fuori di qui, e sono ancora troppo giovane per morire! Arrivargoli! Non ti conviene attaccarci o useremo i nostri cannoni che possono disintegrarti in un secondo. Disintegrarmi? Avete voglia di scherzare, Predacon? Io vivrò ancora a lungo! Fortunatamente mi ero accorto che eri finito lì, Flash. Altrimenti saresti ancora imprigionato in quel fango. Io, il grande Tyrann, dico che ora è arrivato il momento di distruggere Chaos, quel dannato mostro. Non è così facile. Fin da quando ero un giovane robot ho cercato in tutti i modi di distruggere Chaos. Ma i Destructor si sono impossessati dei cristalli mortali. Se noi annienteremo Chaos, eviteremo che loro annientino tutto l'universo con quelli. Mi sembra di aver capito che se non cerchiamo di intervenire subito, quei cristalli potrebbero recare un grosso danno alla nostra salute. Bene, io andrò a fare un giro di ricognizione. Attento, Argon, è molto pericoloso. Ancora pochi vagoni e saremo pronti a trasformare Cybertron in una forma di graviera. Ah!
Galvatron, poco fa abbiamo scovato sul pianeta dei Ficcanaso. Sono quei maledetti Autorobo. Stavamo per sbarazzarci di loro quando improvvisamente Argon ci è piombato addosso e non siamo riusciti ad evitare che... Me li trovo sempre tra i piedi, a destino! Inauguriamo la stagione della caccia! Come hanno fatto a sapere che eravamo su questo pianeta? Ma non c'è problema, riusciremo ad annientarli senza neanche troppa fatica! Ah, credono di spaventarci, ma noi non siamo mica delle femminucce robot! Venderemo cara la nostra pelle e gli faremo capire di che pasta sono fatti gli Autorobot! Vi avevo avvertito che venendo qui non avremmo fatto una passeggiata! Predacon! Unitevi e diventate Predaking! Predakin, ascolta! Io ti ordino di distruggere quei rammolliti che hanno osato attaccarci! Questa galleria dovrebbe portarci al cospetto di Chaos. Ma hanno i cannoni! Io, Tiran, sento che Blitz è in pericolo! Ho in mente un piano, Tiran. Aspetta, Blitz! Quando Argon farà ritorno andremo laggiù tutti insieme! Argon è troppo grande per riuscire a entrare qui dentro, non lo capisci, Tiran? Quindi sarà compito mio farlo. Mi troverò faccia a faccia con Chaos da solo. Sono intrappolato! Chaos, lo so che sei qui. Ascoltami molto attentamente, Chaos. Vieni fuori e combatti se hai coraggio. Intrappolato e dobbiamo liberarlo, altrimenti rimarrà per sempre intrappolato, accidentaccio. Oh, guarda. Argon, che c'è? Sei ferito, forse? No, ora sto benissimo, amici. È solo una ferita superficiale, niente di grave. Oltre queste montagne c'è un mostro molto più grande di te, lo sai, non è vero? E tu hai una paura matta di affrontarlo. Grazie! È arrivato il momento di agire, Triplex 1. Prepariamoci a colpire! Andiamo giù, presto! Seguitemi! Aiutatemi! Spingete! Ehi, Chaos! Avevi regalato questa aggeggio a quei malvagi! Ora ti rendo quello che ti apparteneva! Io, il grande Tiran, non ho mai avuto paura del mostro Chaos. Anzi, mi facevo solo ridere. Ah,
Argon è stato ferito e non aveva paura, ma se avesse avuto paura sarebbe stato ferito ugualmente, non trovi? Oh, Argon si riprenderà subito, gli farà bene l'aria di casa, è sempre stato così. Ma che cosa mi fa venire in mente questo? Ah sì, vi ho mai raccontato di quella volta in cui mi trovavo in viaggio a bordo dell'astronave chiamata Jonagar? Oh no! Silenzio! Io, il grande Tiran, ho voglia di sentire tutta la storia di Jonagar! Ah, bene, l'astronave Jonagar con me a bordo stava sorvolando la montagna chiamata Dente di Balena. Per 3 giorni e 3 notti provammo a uscire dalla corrente d'aria che ci aveva intrappolato. Quando improvvisamente... Ma forse è meglio che ve lo racconti un'altra volta.